Io lo faccio naturalmente con la commozione che potete immaginare. Luciano, non voglio ricordare le qualità di artista, grandissimo artista, grandissimo studioso, grandissimo filosofo, invidiato anche da chi non aveva le sue qualità. La sua qualità principale era quella di sposare i suoi studi e tutto ciò che apprendeva, la sua cultura straordinaria, con il sorriso. E per alcuni il sorriso era una diminuzio, e invece era la sua grandissima arte, proprio quella di, come fanno soltanto i grandissimi artisti, e ce ne sono tanti altri esempi che non ci sono, che riescono a arricchire gli spettatori, i lettori, la cultura con il sorriso, con il divertimento. Luciano era questo. Ma io voglio ricordarlo come un uomo d'amore. Luciano era un grande uomo d'amore. Umanamente era una persona con la quale non si poteva bisticciare, litigare, perfino discutere. Luciano amava il prossimo umile, amava il prossimo importante, quello che lui studiava, era un uomo veramente d'amore. La sua frase bellissima che io non posso dimenticare, diceva: siamo come angeli con un'ala sola, per volare dobbiamo volare abbracciati, per avere due anni. Luciano, questo è il ricordo che ho di te, e ho poi il ricordo di quello che dicevi e che purtroppo non ti ha confortato, perché hai avuto una vecchiaia difficile e dolorosa, mentre una vita bellissima e ricca, con tutti noi amici che ti volevamo bene e amati da te in maniera straordinaria. E la tua frase con la quale voglio ricordare Luciano era: tutti studiano per allungare la vita, quando bisognerebbe allargarla. La tua vita, Luciano, è stata altissima. Grazie.